Tommaso Giaretti, nuovo coordinatore dei giovani di Forza Italia in Liguria, una nomina fresca, arrivata pochi giorni fa direttamente dal presidente della regione Giovanni Toti. C'è un grande lavoro per te da fare, quello di ricostruire, o meglio di costruire un movimento giovanile all'interno di un partito che negli ultimi anni è stato un po' in affanno. Sì, è una sfida molto complicata, però ringrazio il presidente Toti, ringrazio l'onorevole Anna Grazia Calabria, che è il nostro coordinatore nazionale, per aver avuto tutta questa fiducia nei miei confronti. Sicuramente la situazione non è facile la regione Liguria, al di là della grande vittoria ottenuta l'anno scorso ai regionali, però senz'altro cercheremo di ricostruire il movimento giovanile ripartendo dai giovani eletti, cercando di radicarci ulteriormente sul territorio, cercando di non perdere lo spirito di militanza che ci ha sempre accompagnato in questi anni. I giovani e la politica è un tema che insomma da anni si affronta, si dice spesso che appunto c'è una lontananza appunto degli under 30 nei confronti del mondo politico, dell'interesse anche proprio verso quelli che sono i temi attorno ai quali si vive la politica. Secondo te quale è il modo migliore per avvicinare i giovani alla politica e al vostro movimento giovanile? Allora, innanzitutto sì, la situazione, la politica non è vista ormai come un qualcosa anche di utile o comunque anche di divertente dalle persone, dai giovani under 30. Noi sicuramente cercheremo di cambiare questa situazione attraverso iniziative, facendo vedere comunque lo spirito di sacrificio e la meritocrazia possono averla meglio all'interno di un partito, e dimostrando che anche un movimento di giovani possono avere voce in capitolo nell'aiutare un'amministrazione regionale o comunale con proposte, iniziative o qualsiasi altra attività di strada. Venendo alla vostra nuova organizzazione, hai nominato nuovi coordinatori a livello provinciale e poi ci sono le elezioni amministrative del prossimo anno. Genova e La Spezia sono i test principali importanti. Cominciamo dalla nuova organizzazione del movimento. Allora, ho nominato quattro coordinatori, uno per provincia, sono tutte persone che sono elette nei rispettivi comuni, si tratta di persone che quindi hanno dimostrato di avere un consenso e di avere un pacchetto di preferenze alle proprie spalle. Sicuramente bisogna ripartire da questi ragazzi, da queste esperienze amministrative, certamente aiutano a formare ulteriormente una persona che abbia voglia di svolgere l'attività politica. Genova nel 2017, come dicevamo, andrà a votare, allora avrete dei vostri candidati in consiglio comunale e nei municipi? Certamente, cercheremo di candidare il maggior numero possibile di ragazzi all'interno dei municipi e poi, perché no, magari trovare una persona che possa fare da collante tra i vari candidati ai municipi per provare a presentarsi in comune. Il rapporto tra i giovani di Forza Italia e la giunta regionale, visto che comunque al governo della regione c'è Giovanni Toti, che è un esponente di Forza Italia? Ma i rapporti sono ovviamente buoni, noi dobbiamo ovviamente cercare di portare contributi e portare contenuti per poter in qualche modo anche far sentire la nostra voce. Cercheremo nei prossimi giorni di avere incontri anche con gli assessori competenti, ovviamente anche col presidente Toti, e cercare di tracciare una linea guida per le nostre attività future. Grazie a Tommaso Giaretti per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.